Ciao ragazzi, eccoci con la lezione di filosofia di quinta dedicata alla spiegazione della rivoluzione del proletariato secondo Karl Marx. Andiamo subito al nostro schermo. Eccoci, questa è la dispensa. Cosa intende Marx per rivoluzione e addirittura dittatura del proletariato? Siamo nel manifesto del Partito Comunista. Marx nel 1848 si appresta a guidare i moti del 48 a Parigi, cioè questa rivoluzione, questa protesta e questo sciopero di massa che si svolge a Parigi per l'affermazione dei diritti dei lavoratori, e il superamento dei privilegi, ma il riconoscimento anche del cosiddetto diritto sindacale, cioè della definizione della giornata lavorativa, definizione dei diritti e delle tutele dei lavoratori, riconoscimento dei lavoratori come anello fondamentale della macchina produttiva della rivoluzione industriale, ovvero una, diciamo, richiesta alla borghesia di normare quella che è appunto l'attività industriale. Le contraddizioni, leggiamo, della società borghese rappresentano la base oggettiva della rivoluzione proletaria. Padronendosi del potere politico, il proletariato dà avvio alla trasformazione globale della vecchia società, attuando il passaggio dal capitalismo al comunismo. Di conseguenza, il proletariato appare investito nella prospettiva di Marx di una specifica missione storico-universale, mentre le fratture rivoluzionarie del passato si traducevano nel trionfo di un nuovo modo di produrre e di distribuire la proprietà. Uno strumento tecnico della trasformazione rivoluzionaria è la socializzazione dei mezzi di produzione e di scambio. Cerchiamo di spiegare queste terminologie in una maniera più semplice. Per Marx è chiaro che il problema non è solo filosofico, non è solo politico, ma per via della ibridazione della filosofia, cioè della necessità della filosofia di servirsi di altre discipline scientifiche, il problema è economico. Bisogna cambiare la logica economica che costruisce gli stati di quel tempo. Bisogna cambiare la logica economica capitalista che ha reso possibile la rivoluzione industriale. Quindi non è il nemico la rivoluzione industriale, ma il nemico è la logica economica che non tutela i lavoratori. Dunque, bisogna attuare un cambiamento che è talmente radicale da non poter essere attuato democraticamente. Serve pro tempore, cioè per un periodo, una rivoluzione del proletariato, una dittatura del proletariato, l'abolizione della proprietà privata e la nazionalizzazione delle industrie, il porre lo Stato al centro come soggetto principale dell'economia e distributore poi dei beni e quindi dei salari in parti uguali tra i cittadini, evitando la diversità delle classi sociali, evitando la disuguaglianza sostanziale tra i cittadini. E questa, diciamo, la possibile via pacifica socialismo. Perché? Perché Marx non vuole fare rivoluzioni armate, non vuole fare guerre, dice che bisogna sospendere pro tempore la democrazia imponendo una nuova dinamica economica, e comunque questa è una via pacifica. E infatti, dopo il manifesto del Partito Comunista del 48, 16 anni dopo, nel 1800 64 scriverà il Capitale spiegando economicamente le motivazioni del proprio agire e poi ecco anche altri anni dopo nel 1867 continuerà a insistere sulla necessità appunto di una rivoluzione che non è solo politica ma anche economica. L'obiettivo è abbattere lo Stato borghese e le sue forme istituzionali. Infatti, noi vediamo bene in questo glossario che la rivoluzione proletaria si intende il processo di trasformazione globale della vecchia società borghese ad opera del proletariato, il quale si impadronisce finalmente del potere politico e attua il passaggio dal capitalismo al comunismo.
Questo passaggio prevede una progressiva abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione, la scomparsa delle classi e la realizzazione di una società di liberi produttori nella quale non vi siano più né sfruttatori né sfruttati. Stato borghese è un insieme di apparati istituzionali e ideologici che servono alla borghesia per esercitare il proprio dominio di classe. Quindi, riassumendo, il compito del proletariato non è quello di impadronirsi della macchina statale borghese, manovrandola per i propri scopi, ma quello di spezzarne o distruggerne i meccanismi istituzionali di fondo. Spieghiamo. Non è che il proletariato deve andare al potere imponendo a sua volta una dinamica di potere assoluto e sottomettendo la borghesia. No, questa è la logica vecchia che non porterebbe da nessuna parte. Marx ha una via la cui finalità è pacifica ed è quello di spezzare le catene dell'economia borghese, perché è ingiusta, perché produce disuguaglianza sostanziale, per imporre un nuovo metodo dove non ci siano classi sociali, lo Stato sia il gestore dell'economia, gli utili di questa economia vengono distribuiti a tutti in parti uguali, abolendo la proprietà privata. Proseguiamo. Quindi, per Marx, lo Stato deve diventare sì una macchina, ma non una macchina che chiunque possa utilizzare a proprio arbitrio e piacimento, in quanto ogni classe dominante forgia un meccanismo statale che risponde alle proprie specifiche esigenze. Questo rifiuto netto e inequivocabile delle forme istituzionali dello Stato borghese prende corpo nella dottrina della dittatura del proletariato. Sebbene già nel manifesto si parli di interventi, eccetera, eccetera, Marx afferma che la lotta delle classi necessariamente conduce alla dittatura del proletariato che vediamo ben espressa in questo glossario che vi invito a leggere. E quindi la dittatura del proletariato, la misura politica fondamentale per la transizione dal capitalismo al comunismo, che poi verrà sostanzialmente attuata, quantomeno in parte, da Lenin con la presa del potere dopo la rivoluzione di ottobre del 17 in Russia e che poi si inasprirà e diventerà totalitarismo, quindi distaccandosi dall'idea originaria di Marx, a partire dal 1924 con Stalin. Le fasi della futura società comunista. Marx prova ad andare avanti col pensiero e nel programma di Gotha del 1875 prefigura come dovrà essere la società comunista. Il comunismo autentico è l'effettiva soppressione della proprietà privata, si realizza quando l'uomo, superato completamente l'orizzonte sociale e antropologico della proprietà, cessa di intrattenere con il mondo rapporti di puro possesso e consumo. All'uomo della civiltà proprietaria, l'homo economicus, ossessionato dall'avere, Marx contrappone un uomo nuovo, considerato come un essere onnilaterale, totale, che esercita in modo creativo l'insieme delle sue potenzialità. Nella critica del programma di Gotha, Marx distingue due fasi: una società comunista appena emersa dalla società capitalistica e poi invece una società che riesca a esprimere i valori di questo comunismo, cioè a vivere i valori del fatto che non vi sia più diversità, che vi sia comunanza di tutti i beni. Quindi una società, diciamo, che da prima fatica e ha bisogno della dittatura del proletariato per attuare questa transizione economica, e poi una società che invece riesce a vivere il valore del non avere una proprietà privata, dell'avere tutto in comune. Infatti, questa seconda forma superiore di uguaglianza e di comunismo terrà conto dei bisogni e non solo delle capacità dell'individuo, cioè sarà in grado di andare incontro a ciò che sono i bisogni di ciascuno e non premierà semplicemente la capacità, che è diversa da uno all'altro, di riuscire a accaparrarsi la propria ricchezza. Quindi la distinzione tra bisogni e capacità.
Ecco, torniamo alla nostra telecamera per passare all'esercitazione. Vi chiedo non un riassunto, non una mappa concettuale, non una sintesi per definizioni, ma un'analisi critica di questa prospettiva di dittatura del proletariato e di rivoluzione comunista attuata da Marx. Un'analisi critica, cioè potete dire beh, sono d'accordo in parte. Non sono d'accordo, ma ricordatevi sempre che dovete motivare. Ogni aspetto, ogni frase, ogni affermazione che fate non ha valore se non è motivata. E ovviamente non verrete assolutamente giudicati per ciò che esprimete, ma verrete invece giudicati per come motivate i vostri punti di vista che possono essere più diversi. Buon lavoro.